Festa di fine sinodo ieri pomeriggio nell'atrio d'ingresso all'aula Paolo VI e festa in grande stile dal titolo Grazie Santo Padre, con canti e balli dai ritmi, suoni e colori internazionali. Alla presenza del Papa e dei padri sinodali, i giovani hanno regalato alcuni momenti di riflessione e di musica, leggendo una lettera indirizzata a Francesco da tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo sinodo. Vogliamo cogliere questa occasione per esprimerti la nostra gratitudine e la nostra gioia per averci dato lo spazio di fare insieme questo piccolo pezzo di storia. Tutti si sono messi in gioco in questo ottobre sinodale, lo conferma l'immagine del segretario generale del sinodo, il cardinal Lorenzo Baldisseri, che finisce al pianoforte a suonare celebri armonie di Debussy. Francesco ascolta, alla fine vuole impartire una speciale benedizione. E la dirò dal cuore, cioè in spagnolo. Il Signore lo bendiga e lo proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y muchas gracias. Finiti i lavori, preghiera comune al Centro San Lorenzo all'insegna della meditazione dei canoni cantati. Poi a seguire, come segno tangibile di prossimità e condivisione, un salto in osteria non lontano da Piazza San Pietro nel segno dell'agape fraterna. E così la festa è davvero completa.